Ennesimo incidente all'incrocio di Bosco Nero e i cittadini lamentano questo incrocio pericoloso. Sì, siamo ormai alla fine dei conti, nel senso che sono 35 anni e forse più. Abbiamo gente che ha fatto reclami più di 35 anni fa perché si mettesse a posto un po' questo incrocio, ma senza nessun risultato. Ad oggi, soprattutto visto il periodo di crisi, è la scusa buona per dire che non ci sono fondi, che purtroppo una rotonda sarebbe eccessivamente onerosa. Si fanno rotonde dappertutto, ma qua continuiamo a soccorrere gli incidentati e le povere vittime, sperando sempre che non sia uno della tua famiglia, un tuo genitore, un tuo figlio, e quindi tutto Bosco Nero, Rivarolo, tutti quelli che frequentano abitualmente questo incrocio sono terrorizzati anche solo ad uscire da qua. Abbiamo raccolto firme, abbiamo raccolto tutto e lui è stato uno dei primi fautori appunto delle contestazioni della 460, però siamo sempre qua. Dice che hanno ridotto gli incidenti, non è vero perché ecco qua testimoni. Io sono un ex sindaco, 35 anni fa sono io che ho fatto la protesta della 460, la prima, perché operavo in tutta la zona, tutta la provincia e ritornavo al mio paese Bosco Nero, la sera aveva sempre dei problemi, codi e non finire. Allora ho preso l'iniziativa. Hanno impiegato 35 anni per fare due rotonde dove ne serviva una sola e lì evidente la zona di Lombardone. Ne hanno fatto qui una, zona Gianola, dove c'era l'indicazione per l'Argentera, passava un camion, il secondo, se si incontravano non passavano più. Qui è una zona pericolosa, gli incidenti ce ne sono uno dopo l'altro e adesso sento dire dai miei colleghi in comune che non si farà più la rotonda, ma sarà un semaforo intelligente. Ma col semaforo qui poi ti ammazzano. Perché chi rispetta il rosso al giorno dopo lo sappiamo, no? Hai delinquenti che passano ai 200 all'ora e ti immesti nell'incrocio e per forza l'incidente viene. È ora di finirla, siamo stufi, proprio stufi. E di Bosco Nero, solo perché Bosco Nero non ha titolo, perché qui è comune di Rivarolo, qui non vedi mai una guardia di Rivarolo. Io non ho mai visto una guardia qui di Rivarolo. Né un vigile, E né allora, se è di Rivarolo, si assuma le responsabilità, se ne hanno da fare. Ci facciano la rotonda, che è già in progetto oltretutto. ma non So, ci sono mai i soldi. dico, non ci, adesso sì, è facile dire non ci sono i soldi. In qualche posto li trovano. Sì. La paura è È solo qui soprattutto che che non adesso hanno. che ci saranno le nuove elezioni, il progetto ritornerà nel cassetto, verrà revisionato nuovamente e alla fine non se ne farà niente come tanti anni. E noi siamo stanchi di soccorrere persone incidentati, morti, eccetera, e ogni giorno essere lì con la paura che succeda qualcosa di più grave. Avevate già avuto un incontro in provincia? Sì, l'ultimo incontro ne abbiamo avuto uno a dicembre e uno a gennaio con i sindaci di Bosco Nero e di Rivarolo, che ci hanno detto che sono stati sicuramente molto disponibili. Ora bisognerà vedere che cosa riusciremo a concludere, perché ci hanno detto che il progetto verrà annesso a un progetto già che sarebbe stato presentato comunque alla provincia entro il 24 per un bando. E adesso aspettiamo risposta. Il fatto è che se questa volta effettivamente non riceveremo una risposta positiva, siamo dispostissimi a bloccare la strada e a tentare il tutto per tutto, perché così non si può più andare avanti.